L'IMA Instruments nasce nel 1990, da subito ci siamo focalizzati nel controllo della contaminazione e il nostro cliente principale è l'industria farmaceutica. Nonostante dal 2008 tutti sappiamo che c'è la crisi, abbiamo comunque scelto di fare degli investimenti sia nelle persone, sia nella ricerca e sviluppo, ma anche per quanto riguardava il nostro luogo di lavoro. Quindi abbiamo costruito questa nuova sede. Tutto il progetto si basava su un concetto fondamentale per noi, il FIL, la felicità interna lorda delle persone che lavorano in IMA Instruments. L'idea è quella di ricreare uno spazio uffici che però sia uno spazio molto simile a quello che uno vorrebbe vivere in casa propria. In questo sito abbiamo utilizzato solo tecnologia di ultima generazione. Volevamo scegliere anche qualcosa di altamente tecnologico per gli arredi. Con il nostro architetto di interni abbiamo definito il layout e insieme a lui abbiamo iniziato la ricerca del fornitore. E alla fine la scelta è stata su IBM. Abbiamo pensato che fosse l'azienda ideale per coniugare un prodotto che seguisse le nostre richieste progettuali e dalla sua che avesse un know-how per tutto quello che era la logica dell'ufficio, la gestione tecnica delle parti operative. IVM è stata un'azienda veramente eccezionale da questo punto di vista. Noi avevamo un progetto che in qualche modo sposava l'idea o la proposta standard di IVM, ma volevamo personalizzare il prodotto. Ad esempio, le maniglie sono fatte ad hoc per noi e gli spessori dei ripiani sono maggiorati, le aperture delle ante sono a 180 gradi. Il risultato finale è un ambiente comodo, bello, ergonomico, pulito, in linea con la filosofia di IMA Instruments. In maniera particolare ci è piaciuto anche l'approccio di IVM verso la Green Philosophy, che è una filosofia che anche noi sposiamo. I suoi prodotti hanno una percentuale di formaldeide inferiore a tutti gli standard europei. Noi siamo un cliente molto esigente, lo sappiamo, ma IVM è stata in grado di soddisfare le nostre richieste e necessità. Richieste per quanto riguarda appunto la parte realizzativa e necessità di tempistiche molto strette. Noi siamo pienamente soddisfatti di IVM.